Ciao a tutti ragazzi, si va per la tappa numero 15 della nostra Vuelta, una tappa che misura 147 km, quindi non troppo lunga, però con l'arrivo sull'Hors Category finale, nel nostro caso il Mont Ventoux. Vi ricordo che questa tappa sarebbe riferita alla tappa di ieri, perché vi ricordo, come vi avevo già detto ieri, che per sbaglio ho confuso queste due tappe e le ho messe in ordine inverso. Nella realtà, appunto, questa quindicesima sarebbe stata la quattordicesima. Comunque, ora andiamo a fare questa tappa. Ci sarà poco da fare. Penso che andremo semplicemente a fare l'ultima scalata del Mont Ventoux. Siccome nella tappa di ieri abbiamo perso da Inese, non dovremo neanche andare a fare il traguardo volante. Andiamo a giocarla. Ed eccoci alla partenza con il nostro Bardet. Purtroppo continuano le sfortune perché abbiamo di nuovo il picco di forma per la giornata negativo. Quindi, boh, picchi di forma veramente che ci vanno solo contro in questa Vuelta. Ieri tappa che ha proprio vinto nella realtà Bardet, quindi vediamo se riusciamo a farlo anche noi, perché vi ricordo appunto che questa tappa è riferita a quella di ieri. Però penso proprio che sia un no, perché con questo picco di forma sarà veramente difficile. Vediamo appunto nel finale, magari ci andiamo a fare tutta la scalata per intera, noi, magari mandando ovviamente un po' veloce il gioco, siccome non abbiamo nulla da raccontare nel resto della tappa, abbiamo solo da fare l'ultima scalata. Quindi andiamo appunto all'ultima scalata. 15 km al termine, inizia l'ultima salita, appunto sul Ventoux per noi. Mettiamoci magari qualcuno a proteggerci, ma mamma mia come siamo messi, la squadra ci lascerà breve, io ve lo dico. Ora metto Tuswell a proteggere Bardet, ma andiamo un po' avanti veloce, vediamo un po' la situazione. Ineos davanti che tira, quindi Bernal vorrà fare la tappa. Occhio anche a Roglic, ovviamente. Fatemi dare un'occhiata, il nostro Bardet già non è messo proprio benissimo con il gel blu. Ragazzi, questa Vuelta si fa veramente, ma veramente difficile, perché a meno 10 km dal traguardo già dobbiamo andare a dare il gel blu al nostro Bardet. Però è anche vero che siamo rimasti in pochi in questo gruppetto, siamo in 25 credo. Attenzione, attenzione, parte Roglic. E allora bisogna tornare a prendere noi i comandi. Partito Roglic con Landa. Landa è uno dei nostri rivali, per il podio, vi ricordo. Noi per ora andiamo su con il gruppo finché possiamo. Questa tappa ce la dobbiamo giocare nel modo di perdere il meno possibile. Purtroppo questi picchi di forma veramente ci vanno solo contro. Vero dispiacere, perché con i picchi di forma giusti si poteva fare molto ma molto bene, soprattutto almeno in questa tappa ci serviva un picco di forma buono. Ora vediamo, Lopez ora a tirare, quindi Movistar, Astana che ne hanno due, Izagirre e Vlasov, mentre davanti Roglic e Landa stanno prendendo il largo, 37 secondi di vantaggio. Quindi anche gli altri penso che a energie non siano messi proprio benissimo. In questo gruppettino siamo rimasti solo in 8, quindi buono per noi per difenderci. Ora Lopez con Bernal lì davanti. Noi però rischiamo di staccarci da questi due. Tentiamo con la curva di riattaccarci, perfetto. Ma come vedete, Bernal ora va di nuovo a sollecitare l'andatura. Noi iniziamo a non avere più il gel blu. Guillaume Martin attacca e nulla da fare. Ora bisogna iniziare la tappa in cui andiamo su regolari del nostro passo per perdere il meno possibile. Comunque siamo settimi, quindi alla fine non è malaccio. Certo è che però si allontana il podio, diciamo. Però se riusciamo a tenere il distacco sul minutino, magari qualcosa meno, non sarebbe male.
Per ora 38 secondi. Ora prendiamo un po' il gel rosso. Ci portiamo dietro Vlasov e qualcun altro, perché... ah, Guillaume Martin, eccolo qua. Andiamo tutto il gel rosso. E ora vediamo, là davanti si sono raggruppati. Noi abbiamo 41 secondi di ritardo. 40 ora, vediamo che si può fare. Se magari là davanti rallentano, come sta succedendo, però anche noi dovremmo rallentare fra poco perché sennò crolleremo. Dai, 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 che davanti c'è questo rallentamento che ci può solo andare che bene. Però riparte Roglic. Ora bisogna iniziare a gestirsi, a gestire quel poco gel rosso che ci è rimasto. 3 chilometri. Ah, comunque ne approfitto adesso che diciamo dobbiamo solamente gestire il passo. Volevo ricordare che gli altri pro leader, i pro team e lo Scala Tour comunque lo continueremo. È solo perché ora c'è la Vuelta, quindi non riesco a mettere due video ora come facevo col Tour de France. Quindi ovviamente lo continueremo dopo la Vuelta o magari anche nel giorno di riposo, cioè domani. Vediamo se riesco a fare il video, ovviamente domani potrei mettere lo Scala Tour, perché no? Ora vediamo. Ma adesso concentriamoci qua, 2 chilometri praticamente, stiamo perdendo 2 minuti, quindi stiamo perdendo tanto. La vedo difficile. Però 2 minuti su Roglic, sugli altri stiamo perdendo un minutino e qualcosa. Quindi vediamo, vediamo, limitiamo i danni in attesa di una tappa in cui il picco di forma ci sarà a favore, prima o poi succederà, no? Sperando in una tappa di montagna e non una tappa piana. Vediamo, ora vediamo quanto riusciamo a limitare. 2 minuti e 40. Guardiamo Landa, 1 minuto e 53, stiamo perdendo qualcosina meno di un minuto. Calcolando i secondi di abbuono, facciamo un minuto, no? Può andar bene, però non benissimo, diciamo. Comunque vediamo, siamo anche quinti ora, nel gruppettino che si gioca la quinta posizione, quindi anche un buon risultato di tappa. Gruppettino che in realtà c'è solo Vlasov, perché Guillaume Martin si è staccato ulteriormente. Roglic domina letteralmente. Bernal arriva secondo e ci rifila sui 2 minutini. E Landa ce ne rifilerà sul minuto e qualcosa, un minuto e 10. Ora portiamo la bici al traguardo. Dai. Ora Vlasov sono sicuro che ci scatterà in faccia, ma proprio sicurissimo. Ecco, infatti. Infatti. Per poi crollare, quindi vediamo se almeno ci prendiamo la quinta posizione. No, perché crolliamo, se la prende lui, però almeno non ci darà il solito distacco che non esiste. In teoria qua non ce lo deve dare perché siamo arrivati a fianco. Se mi dà del distacco da Vlasov, mi cavolo. Ed ecco le classifiche, arriviamo sesti con lo stesso tempo di Vlasov, 3 minuti e 10, quindi perdiamo tanto. Però vediamo un attimo i distacchi. Allora, Roglic vince 1 minuto e 13 Bernal, 1 minuto e 51 Landa. Noi 3 e 13, quindi perdiamo 1 minuto e 20 secondi da Landa, con gli abbuoni qualcosina in più. Quindi vediamo la classifica generale. Che ora vede Roglic in testa, 2 minuti e 38 Lopez, che oggi ha perso un po', 3 minuti e 04 Bernal, 3:56 Landa, 5:34 noi con Bardet, quindi 5:34. Abbiamo perso tanto. Occhio che Vlasov ci ha attaccati a 5:53, qua rischiamo anche la top 5. Vediamo il podio. Diventa veramente difficile, ma ancora minimamente possibile. Bisognerà, ripeto, sperare nei picchi di forma nelle tappe giuste, ovvero nelle tappe di montagna che ci saranno ancora fino alla fine della Vuelta. Quindi siamo quinti, vediamo, tutto in salita sicuramente la nostra Vuelta. Maglia Pois,
Roglic in testa, 76 punti, 56 Lopez, Scherel 54, 48 Landa. Noi siamo settimi con Arensman a 45, quindi anche qua bisogna iniziare a darsi da fare per questa maglia qua. Maglia verde, vabbè, non la leggo neanche, tanto ormai il nostro Dainese abbiamo perso, basti sapere che De Mar è sempre primo. Maglia bianca, siamo quinti con Arensman, perdiamo una posizione, ma poco ci interessa. Classifica squadre, siamo sempre sesti a 26 minuti e 50 dal leader che è la Ineos, e nella classifica combattività siamo sesti con Arensman. Quindi io vi do appuntamento non a domani con la Vuelta, ma a dopodomani, perché domani appunto c'è il giorno di riposo. Vediamo se riesco domani a mettere un video. Ciao ciao a tutti!